è un derby emozionante, quello che va in scena al Palalongo di Caprilia tra Virtus Arecchi Salerno e GECO PSA Sant'Antimo, con gli ospiti intenti a battagliare per tutti i 40 minuti di gioco e vicinissimi a firmare l'upset del 17° turno del campionato di Serie B Old Wild West. Alla sirena finale, il tabellone elettronico del Fortino Blaugrana, che resta ancora immacolato per l'occasione, recita 87-81 in favore dei ragazzi di coach Benedetto, bravi a rimanere in controllo delle operazioni ed a ciuffare due punti quanto mai preziosi nelle dinamiche relative alla lotta al vertice del raggruppamento D. Il primo quarto di gioco vede i viaggianti imporre i ritmi alla contesa. Carnovali è un killer micidiale da qualsiasi posizione. I ragazzi di coach Patrizio cercano il primo mini break della sfida, ma Salerno resta lì, cortesia dei centri dei vari Diomede e Tortù, quest'ultimo quanto mai responsabilizzato dalla conferma in starting five dopo l'exploit di Nardò dello scorso weekend. Al decimo, tuttavia, è vantaggio GECO PSA 22-27. I secondi 10 minuti di gioco vedono la Virtus tentare di ricucire il gap. Ad alzare l'intensità difensiva ci pensano Ciribeni e Zumbel, quest'ultimo in serata al tiro dalla distanza e con l'atteggiamento giusto alla voce applicazione su ambo i fronti. Sant'Antimo, d'altra parte, è squadra vera, capace di leggere i momenti della partita e trovare riferimenti anche nel pitturato, con il totem Matrone, a fine gara 14 punti e 7 rimbalzi per lui, che prima del suo terzo fallo personale mette in grossa difficoltà i lunghi virtussini. Al ventesimo è ancora vantaggio GECO PSA, sebbene di una sola lunghezza, 45-46. Ripresa delle ostilità con l'equilibrio ancora a regnare sovrano. Il basket offerto dalle due compagini campane è indubbiamente di alto livello. Provenzani per Sant'Antimo suona la carica e con un paio di penetrazioni da gran giocatore rimette gli ospiti col naso davanti. Salerno barcolla ma non vuol sapere di arrendersi. Ancora Tortù risponde presente e si va al trentesimo con il preziosissimo allungo salernitano sul 69-67. L'ultimo quarto è da vivere in apnea. La Virtus riconosce il talento sconfinato del proprio capitano, che non sbaglia più quando ha il pallone tra le mani. Sant'Antimo resta in scia, malgrado un fischio oggettivamente dubbio su conclusione dalla lunga distanza dello stesso capitano virtussino, ma nei momenti che decidono il match, i padroni di casa sono più bravi a flirtare con agonismo in fase di non possesso e precisione chirurgica in attacco. Finisce 87-81 nel tripudio del Palalongo, ancora inespugnato, con Salerno che tiene il passo di Palestrina e Matera e si prepara al prossimo match sul parquet di una rediviva Cassino.